Ciao amici, oggi torniamo in Sudafrica e ad accompagnarci in questo meraviglioso viaggio ci sarà Fabio Elion, una nostra guida. Fabio è un biologo, ha una fortissima esperienza sulla Namibia, il Botswana e ovviamente il Sudafrica. Fabio quest'oggi ci parlerà delle riserve private. Pensate che ce ne sono più di 1.000 in Sudafrica. Ci farà anche un bel confronto tra le riserve private e i parchi nazionali. Ma adesso mettetevi comodi e sentiamo cosa ha da dirci il nostro Fabio. Buon safari con Aiea! E partiamo a parlare di riserve private sudafricane. Allora, intanto una primissima definizione di riserva privata, cioè un ecosistema gestito da enti che associano turismo di alto livello e protezione del patrimonio naturale. Cosa vuol dire questa cosa? Che ci sono una serie intanto di realtà private appunto in Sudafrica, nella fattispecie parliamo all'incirca di un migliaio di strutture, di riserve private in tutto il Sudafrica, spesso sono riserve e zone al confine con i parchi naturali, che sono parchi nazionali, e dopo vedremo anche la differenza tra una riserva e un parco, cosa cambia tra riserva e parco, e ci troviamo soprattutto nelle regioni dell'Ompumalanga e del KwaZulu-Natal, però ci possiamo spostare e trovare anche riserve private nell'Impopo e nelle altre regioni. Diciamo che la maggior parte si trovano in queste due regioni che vi ho appena menzionato. Differenza, come vi dicevo, tra riserva e parco. Partiamo dal parco. Intanto io ho scritto alla ricerca degli animali. Cosa vuol dire? Che tu praticamente con la tua bella macchinina, oppure accompagnato da un ranger statale su un veicolo statale, vai alla ricerca degli animali perché non sai chiaramente dove si trovano. I parchi naturali sono di solito anche abbastanza più grandi delle riserve a livello di estensione, quindi si parla anche di una difficoltà proprio nel trovare gli animali materialmente, mentre nelle riserve si fanno dei tour guidati, quindi di solito i ranger sanno dove andare, sanno dove portare l'ospite e si va, diciamo, abbastanza a colpo sicuro, ecco. Altra grossa differenza è il numero di visitatori. Le riserve di solito hanno un minor numero di visitatori, questo è dovuto al fatto che quasi tutte le riserve obbligano a pernottare almeno una notte all'interno della riserva per poi fare dei safari giornalieri. Nel parco invece questo non avviene perché ci sono anche i visitatori giornalieri che entrano ed escono nella stessa giornata dal parco. Chiaramente bisogna andare in veicolo chiuso nei parchi, questo vuol dire che se siete con la vostra macchina privata dovete avere un tettuccio al di sopra per forza, mentre se andate nei veicoli statali anche questi saranno coperti al di sopra. Nella riserva privata invece la figata è proprio quella di non avere nessun tetto al di sopra della testa e poter vedere gli animali anche, diciamo, da una prospettiva avvantaggiata, poterli fotografare anche in una certa maniera. Nella riserva si fanno due safari giornalieri, di solito da 3 ore ciascuno, poi chiaramente questo cambia da riserva a riserva, però ad esempio a Thornybush, dove sono stato io tanti mesi e sono tornato da poco, si faceva così, 3 ore per ogni safari, 2 volte al giorno. Mentre nel parco chiaramente non ci sono limiti, uno può stare anche tutto il giorno, chiaramente all'interno degli orari di apertura del parco e andarsi appunto a cercare gli animali. Quindi le foto che vedete che ho messo di sfondo sono proprio quella di sinistra di Thornybush e quella di destra del Parco Nazionale Kruger, che come vedete ha anche delle strade asfaltate chiaramente al suo interno, quindi anche a livello antropico forse il disturbo è di un altro tipo rispetto alle riserve private. Ecco. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Beh, un po' li abbiamo già visti nella slide precedente. Io partirei da in basso a destra, dove vedete un bellissimo rest camp, che sono questi grandi campi. Questo nella fattispecie è il rest camp di Satara, nel Kruger, dove sono stato qualche mese fa. Vedete l'estensione, diciamo, e anche tutta la gente che bisogna chiaramente alloggiare da qualche parte, quindi anche questi campi sono molto grossi, a differenza invece delle riserve private, dove i lodge sono di solito abbastanza contenuti e soprattutto offrono un servizio, diciamo, di qualità abbastanza alta. Andando procedendo invece verso sinistra, ho messo la foto di un rinoceronte nero che sono riuscito a fotografare mentre ero giù con i miei ospiti e una bella leonessa che sta mangiando invece una carcassa di bufalo in centro. Perché ho messo queste due foto? Perché si riferiscono alla parte di off-roads, cioè ovvero possiamo fare dei fuoripista all'interno delle riserve private, ma soltanto per andare a vedere i Big Five. Quindi, se abbiamo la scusa, tra virgolette, di avere
uno dei grandi cinque che è all'interno della boscaglia, della vegetazione, possiamo avvicinarci e fare anche delle foto molto più belle. Chiaramente scene di questo tipo in un parco nazionale come il Kruger sono, non dico impossibili, però molto meno probabili, perché chiaramente non possiamo allontanarci dalle strade asfaltate principali col nostro veicolo. In alto invece a sinistra ho messo un leopardo che, poverino, è tacconato da un sacco di automobili. Quindi vedete che nei parchi, questo è anche il Parco Nazionale del Kruger, a volte si creano queste situazioni un po' spiacevoli dove l'animale è chiaramente stressato perché ci sono tanti veicoli a seguirlo, cosa che non può succedere nelle riserve private, dove la regola è assolutamente massimo due veicoli per avvistamento. Chiaramente ci si comunica via radio quando un veicolo finisce, può avvicinarsi l'altro e viceversa, però mai più di due veicoli su avvistamento. E infine in alto a destra ho messo la mia foto di quando ero in safari con dei miei ospiti, tra l'altro li ringrazio per avermi mandato questa bella foto, so che ci stanno ascoltando, e il mio certificato da guida AFGA. Ora, non è questa l'occasione per parlare di differenza tra certificazioni. Io ho scritto Minimum of Gaza Level 2. Cosa vuol dire? Che le guide locali, parlo delle guide presenti in Sudafrica, che non lavorano quindi prettamente con italiani ma con tutti gli ospiti di qualsiasi provenienza, devono avere di solito nelle riserve private almeno una certificazione di livello 2 chiamata appunto FGASA. Io ho una certificazione un pelino diversa, si chiama AFGA e vale per le guide parlanti italiano, ovviamente, quindi per me il discorso era un po' diverso perché lavoravo solo con italiani, però se andate diciamo privatamente a farvi un safari, sappiate che appunto le guide nelle riserve private sono sicuramente di alto livello. Poi volevo farvi un piccolo excursus su tutte quelle che sono le più grandi riserve private del Sudafrica. Chiaramente non mi soffermerò a parlare di nessuna di queste in particolare, perché dopo vi parlerò di Thornybush, che la conosco molto bene, quindi l'ho divisa in regioni, vedete, anche in quest'altra slide, dove di sottofondo vedete una foto bellissima scattata al tramonto, c'è una coppia che probabilmente era in viaggio di nozze in una riserva privata e appunto gli è stato allestito questo percorso anche illuminato per portarli su questo promontorio e ammirare il tramonto bellissimo. Quindi queste sono le più grandi riserve private appunto del Sudafrica. Invece questa è la classifica di TripAdvisor del 2019 per quanto riguarda le più belle e più frequentate riserve private del Sudafrica. Vedete, al quinto posto abbiamo Pinda, poi al quarto abbiamo il Timbavati, che probabilmente qualcuno conosce per la storia dei leoni bianchi, c'è anche un bel film che si chiama Mia il leone bianco, che parla proprio di questo gene, diciamo, recessivo che c'è all'interno del parco per il manto bianco appunto del leone. Il Timbavati è anche il parco che confina con Thornybush, che è la riserva privata in cui sono stato io, quindi dopo lo ritroveremo tra poco. Magneleti al terzo posto, Sabi Sands al secondo posto nella classifica TripAdvisor. Anche questo parco è molto importante, sono quasi tutti i parchi che stanno nell'area del Greater Kruger, di cui parlerò tra poco, quindi del parco Kruger con tutte le riserve private satellite che gli stanno attorno. E Sabi Sands, magari qualcuno di voi lo conosce per un altro bel film che si chiama Brothers in Blood, e che parla di questa famiglia praticamente di sei maschi di leone che si sono coalizzati, hanno fatto una bella coalizione e sono andati in giro per il parco praticamente a conquistare i territori degli altri branchi di leoni e degli altri maschi in generale. Quindi anche questi, se non avete visto questo film, ve lo consiglio perché è molto bello. E poi al primo posto troviamo Mala Mala, che è anche questa una riserva privata che sta nella zona del Greater Kruger. Ma cos'è questo Greater Kruger? Non è altro che, come vi dicevo, l'estensione del Parco Nazionale Kruger con tutte le riserve private annesse. Sono 17, scusate, le riserve private che fanno parte del Greater Kruger, e poi chiaramente c'è il Parco Nazionale di cui vi ha parlato esaustivamente Wendy poco fa. Qua a destra vedete un ingrandimento, anche se un po' sfocato, me ne dispiace, ma purtroppo non sono riuscito a fare altrimenti. Vi ho sottolineato alcune delle riserve di cui vi ho già parlato. Questo è il Timbavati, vedete che sta al confine proprio ovest del Parco Nazionale del Kruger, la quale, il Timbavati, confina con la riserva privata di Thornybush, che è questa qua sotto, in cui sono stato io per ben 3 mesi e sono tornato da poco. Purtroppo qua in mezzo sono state abbattute le recinzioni, quindi il vantaggio di avere queste riserve private agganciate, attaccate subito al parco nazionale, è stato il fatto di poter abbattere le recinzioni, lasciar passare gli animali, quindi creare dei bellissimi corridoi ecologici, come si chiamano in biologia,
per far passare gli animali, farli transitare, diciamo, verso le zone di interesse. Questo non vale per tutti in realtà, perché ad esempio il Classe Ri, che è questo parco qua sopra, ha ancora i confini stabiliti, quindi non è ancora aperto il Kruger, ma per quanto riguarda Tornibusch, le recinzioni sono state abbattute nel 2017, quindi c'è stata l'apertura al Timbavati, il quale era già aperto ad est sul Kruger, quindi gli animali sono liberi di andare avanti e indietro. Chiaramente per gli esseri umani ci sono delle limitazioni, quindi noi guide o i nostri ospiti non sarebbero mai andati, non avremmo mai sforato, diciamo, il confine col Timbavati, perché sapevamo dove si trovava, però gli animali questo confine non lo conoscevano, ed è meglio anzi se non lo conoscono. Vi dicevo, Greater Kruger, che racchiude 17 riserve private, una di queste è Tornibusch, quella di cui vi parlavo. Poi ho messo un confronto con Dinokeng, invece, che è un'altra riserva privata che non fa parte del Greater Kruger, si trova un pochettino dislocata, ed è la riserva privata in cui mi sono formato, quindi sono andato alla Limpopo Field Guiding Academy un anno e mezzo fa all'incirca, e Dinokeng è la riserva privata in cui ci siamo appunto formati noi guide. Qui vedete che faccio una passeggiata scalzo per la savana col mio insegnante, qui vedete che sto guidando il veicolo, probabilmente era il momento dell'esame se non sbaglio. Quindi parchi diversi, riserve totalmente diverse, in primis per l'estensione. Di Dinokeng stiamo parlando di 23-24 mila ettari, mentre Tornibusch siamo sui 14 mila ettari, quindi un 140 km quadrati, per intenderci, ho fatto il calcolo, all'incirca la città di Bologna. Quindi sono comunque grandezze diverse. C'è una differenza anche a livello di recinzioni, perché Dinokeng è ancora recintato ovviamente, quindi gli animali non possono uscire o entrare dalla riserva, mentre Tornibusch, come vi dicevo, ha eliminato le recinzioni già nel 2017. Invece nella parte bassa della slide volevo farvi un piccolissimo accenno su quello che è l'antibracconaggio e la gestione di questi parchi, perché la gestione nelle riserve private è chiaramente forse anche un po' più agevolata dal fatto che hanno più fondi da investire in questo tipo di gestione appunto degli animali. Ho voluto parlare di antibracconaggio, probabilmente tutti voi sapete già che il mio capo mentore Davide Bomben, che vedete in questa figura con Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia, è andato e continua ad andare a microchippare dei rinoceronti in Sudafrica e non solo, ma in cui era andato nel parco del Pilanesberg a microchippare questo rinoceronte che vedete appunto bendato. Perché microchippare il rinoceronte? Ora vorrei stare in pochi minuti per spiegarlo, non è questa la sede per parlare di antibracconaggio, però vedete la foto di destra dove c'è un rinoceronte senza il corno, poverino, sì, però in realtà è stato salvato lui. Cosa vuol dire? Che è stata attuata una procedura chiamata dehorning, quindi la decornizzazione, chiamiamola così in italiano, in cui viene asportato il corno in maniera controllata, chiaramente dai veterinari. Voi vedete che sulla schiena viene anche segnalato l'animale quando è stato decornizzato, e questo serve per disincentivare i bracconieri a uccidere quell'animale. Purtroppo questa pratica è ancora molto 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 frequente in Sudafrica, in generale in Africa. Il corno di rinoceronte viene utilizzato dalle popolazioni asiatiche, quindi c'è uno smercio, diciamo, di questo prodotto. E qua invece sulla sinistra ho messo una foto del cancello di Tornibusch, dove proprio nel periodo in cui ci sono stato io qualche mese fa stavano facendo la decornizzazione i nostri veterinari, e vedete che c'è scritto tutti i nostri rinoceronti sono stati decornizzati, quindi ci si denuncia anche preventivamente per evitare appunto che i bracconieri entrino nel parco e cerchino questi animali che sono diventati così preziosi. Pensate che un chilo del corno di rinoceronte, che alla fine non è altro che cheratina, quindi la stessa sostanza che abbiamo sulle unghie, viene venduto a quasi 100.000 dollari al chilo in Asia, quindi stiamo parlando del triplo dell'oro, il triplo della cocaina. È diventato il terzo mercato internazionale più florido dopo quello di armi e di droga, ovviamente illegale. Quindi vi dicevo, vi parlavo di Tornibusch, torniamo un attimo su questa riserva che è straordinaria. Vedete qua in basso a destra ci sono io che sto facendo uno spiegozzo a due delle mie ospiti sullo scarabeo stercorario che stava girovagando per queste feci, insomma. Quindi il vantaggio appunto di avere una guida esperta che vi possa anche interpretare proprio l'ambiente e spiegare quello che sta succedendo davanti ai vostri occhi. Ecco, qui vedete un bel tramonto, una vera e propria meraviglia sudafricana.
In basso a sinistra qua vedete un aperitivo, perché quello che succede nelle strutture private è anche l'attenzione al cliente, quindi noi tutte le sere facevamo l'aperitivo per i nostri ospiti, se erano coppie in viaggio di nozze chiaramente venivano usate alcune accortezze, li coccolavamo un po', li facevamo trovare delle sorprese in camera, quindi questi sono tutti vantaggi, diciamo, che in una riserva privata puoi permetterti, ma non in un parco nazionale chiaramente. In alto a sinistra invece stavo facendo un off-road, no, in realtà ero sul tracciato, però con la macchina nostra privata, con una collega, Monica Katia, che saluto, e suo marito. Stavamo uscendo da Thornbush per andare a farci un giro, in realtà siamo incappati in questa mandria di elefanti che si sono piazzati in mezzo alla strada e da lì non si volevano spostare. Chiaramente non si può interagire con l'ambiente, non si possono disturbare, stressare gli animali, quindi non abbiamo suonato il clacson, non siamo scesi dall'auto, abbiamo semplicemente aspettato una buona ventina di minuti, forse anche una mezz'oretta, che questi pachidermi si togliessero dalla strada e ci facessero passare. Qua c'è la macchina di Thornbush al tramonto, spettacolare, i tramonti che ho visto in Africa non li ho visti da nessuna parte, e qua sulla destra invece c'è Simon, che è un mio collega di Thornbush, appunto uno dei ranger locali, che sta mostrando ai miei ospiti delle vertebre cervicali di giraffa, quindi uno scheletro di una giraffa che avevamo trovato lì in terra, quindi è sceso, ha raccolto questo pezzo e si è messo a spiegare. Sono tutti appunto i vantaggi di essere in una riserva privata e avere una macchina aperta, come dicevo prima, con un numero di visitatori abbastanza limitato. Ora, una piccolissima panoramica su quelli che sono i grandi animali che possiamo trovare in savana. In realtà so che ne ha già parlato Wendy prima di me, quindi non vi terrò troppo tempo, però un accenno ai Big Five dovevo per forza farlo, per cui se non li conoscete loro sono i Big Five, ovvero partendo da in alto a sinistra troviamo il bufalo, questa era una bella mandria di bufali con delle donzelle con i cuccioli, qua a destra abbiamo un bellissimo leone maschio, vedete che è già anche abbastanza in là con l'età, c'è una criniera bella sviluppata, bella folta, anche abbastanza scura. Qua in basso troviamo dei rinoceronti, qui ho messo soltanto la foto dei rinoceronti bianchi, non me ne voglia il rinoceronte nero, ma l'avevo già inserito nella slide prima, quindi però come Big Five si intende anche il rinoceronte nero oltre al bianco chiaramente. Il leopardo, anche questo era un bel maschione di leopardo che si faceva fotografare abbastanza tranquillamente senza nessun problema, e poi Dulcis in fondo, i miei carissimi elefanti. Questa è una foto che amo perché quella mattina, me la ricordo ancora, era l'alba, stava spuntando il sole che vedete sulla destra della foto, e questa bellissima mandria di elefanti che ci veniva incontro. Noi avevamo fermato la macchina, in realtà all'inizio non ci eravamo neanche accorti che c'era una mandria di decine e decine di elefanti che stavano tranquillamente camminando verso la nostra macchina, quindi ci siamo spostati un po' più avanti, li abbiamo fatti passare e ho preso questa bellissima foto. Però non ci sono da dimenticare gli altri animali. Qui ho messo anche qui una bellissima carrellata, il varano d'acqua partendo da in alto a sinistra, lo sciacallo, la giraffa, lo gnu, sono tutti mammiferi che voi conoscete molto bene, a parte chiaramente rocce. Qua l'ho fotografato, era appena uscito, erano appena arrivate le prime piogge, quindi siamo verso metà fine novembre che sono arrivate le prime piogge, e questo pitone delle rocce è uscito allo scoperto, era proprio sulla strada davanti a noi, ci siamo fermati, abbiamo preso queste bellissime foto. Qua ci sono invece tre cuccioli di iena che sono all'ingresso della loro tana. Un bellissimo ghepardo, qui sulla sinistra in basso c'è invece un ippopotamo a pelo d'acqua con un cuccioletto anche dietro, se riuscite a notarlo. Poi ci sono ancora, partendo sempre dall'alto a sinistra, il rafficero campestre, questo è uno dei più piccoli ungulati che ci sono in Africa, pensate, molto molto piccolo. Il coccodrillo del Nilo che sta prendendo il sole su questa riva di questa pozza, poi ancora un impala, questo è un maschio, si vede dalle corna, così come il kudu maggiore, che ha le corna, è uno degli animali con le corna più belli in assoluto, pensate che possono raggiungere quasi i 2 metri di lunghezza se srotolate chiaramente, però è l'animale con le corna più lunghe in assoluto. Poi abbiamo la zebra di pianura, perché di pianura? Perché abbiamo ben 3 specie in Africa, questa è una delle specie ed è caratterizzata dal fatto di avere questa strisciolina marroncina, diciamo, tra la parte nera e la parte bianca, se notate. Poi spostandoci verso sinistra abbiamo ancora l'eland, che è l'ungulato più grande, più pesante del mondo, quindi sono dei veri e propri mucconi, però bellissimi da vedere con queste corna. Poi ancora l'alcelafo e infine il licaone, che è anche uno dei carnivori
più a rischio di estinzione in tutto il mondo. Quindi mi piace sottolineare che a Tornibus c'erano i licaoni, in tante riserve ci sono, ma non in tutte, e quelle riserve che possiedono i licaoni chiaramente hanno un interesse ancora maggiore, soprattutto per chi come me si adopera, diciamo, per la conservazione animale. Pensate che di questi esemplari ne sono rimasti solamente 5.000 in Africa, quindi sono veramente, veramente a rischio di estinzione. Però non possiamo parlare degli animali volanti, alias uccelli. Quindi partendo anche qua, da in alto a sinistra, abbiamo la cicogna con l'olanoso, straordinaria, questo animale straordinario come l'ibis adeda. Vedete che, non so se qualcuno di voi, probabilmente i miei ospiti che mi stanno seguendo, si ricorderanno del verso molto sgradevole di questo uccello. Poi c'è quella pescatrice che stava spesso appollaiata sui rami al di sopra delle pozze per vedere se riuscirà a rimediare qualcosa proprio dall'acqua. L'otarda di Cori, che ha nominato anche prima Wendy, l'uccello più pesante al mondo, arriva a pesare 14 kg, l'uccello volante più pesante al mondo, adesso capirete anche il perché. Questo l'ho fotografato al Kruger. Il becco a sella africano, detto anche Mitteria del Senegal, questo uccello è veramente fantastico. Sono arrivati anche questi all'inizio della stagione delle piogge. Si chiama Mitteria del Senegal non a caso perché è un migratore intraafricano, quindi migra dal Senegal verso l'Africa del Sud, ed è arrivato a Tornibus praticamente a novembre. Sono riuscito a scattare questa foto veramente incredibile, era molto vicino anche. Poi abbiamo il bucorvo cafro, che è un lontano parente dei buceri, diciamo così, per intenderci Zazu, l'uccello del Re Leone, con questo becco molto appuntito. Lui però sta solitamente a terra. Poi abbiamo il grifone d'orso bianco, lui è uno dei più importanti animali nella savana, non sembra, ad alcuni fa un po' schifo perché è bruttino, eccetera, eccetera, invece secondo me è fondamentale perché chiude la catena alimentare, quindi è uno di quei, chiamiamoli, spazzini che aiutano a reimmettere i nutrienti nella catena alimentare, proprio quello che tutti gli altri non si mangiano, loro invece ce la fanno a mangiarlo, mettiamola così. Il martin pescatore di bosco, ultimo, qua sotto a sinistra, anche questo è un uccellino molto molto colorato, molto carino da vedere, da fotografare, non è neanche troppo elusivo, quindi si lascia anche abbastanza avvicinare, o almeno quelli che c'erano lì a Tornibus e facevano questi canti straordinari sia all'alba che al tramonto, che ho ancora in testa e probabilmente anche molti di voi. Ma non dimentichiamoci dello struzzo, perché l'ho messo così in primo piano, perché lo struzzo in realtà non vola, è un uccello ma non vola, quindi è vero che è il più grande uccello al mondo, il più pesante, tutto quello che volete, il più alto, ma poraccio non vola. Comunque esiste anche lui, è molto bello da vedere, vi consiglio di fare un giro nelle riserve in cui sono presenti questi animali, perché sono veramente straordinari e sono anche molto più visibili degli altri uccelli, perché sono appunto molto grandi e stanno a terra e sei sicuro che da lì non scappano. Poi volevo parlarvi un attimino anche dei piccoli animali, perché tutti si concentrano sui grandi mammiferi, sui grandi uccelli, ma in realtà c'è tutta una serie di animali fantastici, come il galagone sudafricano che ho messo in basso a sinistra. Questo è uno dei primati più piccoli al mondo. Poveraccio è notturno, quindi in questa foto io l'ho ripreso, era giorno ed era nascosto sotto, sotto il tetto praticamente del lodge, quindi ce l'avevamo lì, esattamente lì sopra il tavolo dove mangiavamo, e lui poverino sembra un po' rimbambito, quindi mi sa che non fosse troppo contento di vedermi, e di vedermi soprattutto con la macchina fotografica che cercavo di riprenderlo. Comunque qua sopra invece c'è lo scarabeo stercorario, anche lui fondamentale perché reimmette nutrienti al suolo, chiaramente, quindi si nutre delle feci praticamente degli altri animali. Qua abbiamo la mangusta nana, questo è il mammifero più piccolo che troviamo in Africa, più piccolo ma non per niente tranquillo. Pensate che questi animali riescono a cacciare e combattere addirittura con i più grandi e più pericolosi serpenti che abbiamo in Africa. Poi ancora la tartaruga leopardo, anche lei dovevo citarla per forza perché è ormai un simbolo, soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti small five, quindi quei piccoli cinque che ci sono, che riusciamo a trovare in Africa. Leopardo chiaramente dovuto a queste macchie che ha sul carapace dietro al corpo. Poi abbiamo anche tutta una serie di piante di cui vorrei parlarvi, anche qui andrei piuttosto veloce, però la marula, tutti voi chi è stato in Sudafrica deve averla per forza vista perché è pieno di marule, ha questo tronco molto caratteristico con queste patch, diciamo, un po' più scure, da cui si ricava, o meglio, che produce questi frutti con questa polpa giallognola, e si ricava questo buonissimo liquore che io credo tutti i miei ospiti l'hanno sicuramente assaggiato in Sudafrica, è un must, è diventato ormai uno dei simboli del Sudafrica e si produce proprio con i frutti di questa pianta. Il liquore si chiama Amarula e come vedete ha appunto il simbolo dell'elefante al di sopra perché gli elefanti ne vanno ghiotti.
Poi procedendo verso destra, qui abbiamo il Buffalo Thorn. Chi è Buffalo Thorn? Dal nome, in realtà vuol dire spina di bufalo. Viene chiamato così perché spesso e volentieri i nostri bufali, che hanno una pellaccia molto resistente, non si pungono venendo appunto a contatto con le spine che vedete lì sulla destra, molto appuntite di questa pianta, e quando sono ad esempio in pericolo tendono a fare retromarcia. Mi è capitato una sola volta in realtà di vedere una scena del genere, di andare in retromarcia dentro a questi alberi proprio per avere la schiena protetta, perché loro non si pungono, ma i predatori di solito sì. Poi qua sotto abbiamo il sickle bush in basso a sinistra. Il sickle bush, detto anche Kalahari Christmas tree, è l'albero del Kalahari di Natale, sarebbe. Vedete questi fiori che fa? Sono caratteristici e molto molto belli da vedere, di due colori, quindi questi sono rosa e gialli, gli altri bianchi e gialli. Fiorisce chiaramente nel periodo di Natale ed è per questo che ha questo nome, quindi questa foto l'ho presa in realtà pochi mesi fa, sotto Natale, quando c'è stata un'esplosione in savana di questi alberi che hanno iniziato a fiorire. Qua giù in basso a destra vedete il Torchwood, cioè l'albero torcia, vedete, caratteristico per queste strutture molto aggrovigliate, ecco, del tronco, molto bello anche questo da vedere. E poi ancora abbiamo il Nocturne, anche questo l'ha citato Wendy prima, ha queste strutture, queste tettarelle, chiamiamole così, con delle punte su tutta la corteccia, da qui anche appunto il nome. Poi abbiamo ancora il Mopane in realtà non era troppo presente nella riserva di Thornybush, perché ambienti diversi, una serie di motivazioni, ma in Sudafrica è molto presente in ogni caso in altre zone, o anche in Namibia, mi viene in mente, sono stato l'altro anno in Namibia, era pieno di mopane, delle molto caratteristica, zoccolo di cammello, di zebra, insomma, quindi è molto riconoscibile subito. Anche il Silver Cluster Leaf, la cosiddetta terminalia sericea, anche lei si riconosce subito dalla chioma, vedete le foglie fanno questa colorazione argentea che salta subito all'occhio. Anche il tamboti ha questa corteccia che peraltro è velenosa, quindi non vi consiglio di toccarlo e poi mettervi le mani in bocca. Tutta, diciamo, delle piccole rotture all'interno, albero di piombo. L'albero, ho messo proprio un albero di questa tipologia, sovrastato praticamente da tutti degli avvoltoi, che da quella prospettiva chiaramente hanno una visuale molto migliore, anche grazie al fatto che non c'è vegetazione sull'albero. Perché? Perché quest'albero, anche quando muore, tende a non cadere, o almeno non cadere subito, quindi a non sgretolarsi o comunque a non accasciarsi al suolo, rimane in loco, e quindi gli animali lo utilizzano molto volentieri, come vedete, per appoggiarsi. Ok, io con questo avrei finito la mia presentazione. Volevo augurare a tutti un buon safari. Mi raccomando, continuate a seguirci su questo canale, vi aspettiamo.